Massimo De Bonfils, una giornata molto particolare, sicuramente un riferimento biblico importante, ma è anche un momento di incontro. Che cosa sta accadendo oggi? È un'opportunità unica, è un evento che a livello mondiale viene svolto nello stesso giorno proprio per ricordare in corrispondenza precisa del giorno in cui Gesù Cristo ebbe modo di fare l'ultima cena e dividere sia il pane che passare i calici di vino con i suoi discepoli, e in quell'occasione stabilì qualcosa, parlò di un patto per un regno, una cosa nuova. Era un'occasione particolare. A distanza di tanti anni, rispettando l'esatto calendario che era in vigore a quel tempo, oggi, che ricorre il 14 Nisan del calendario ebraico, è esattamente la data in cui Gesù fece questa cosa, e i testimoni di Geova di tutto il mondo usano varie strutture pubbliche. Qui a Bari sono vari alberghi, il Nikolaus, l'Excelsior, il Majesty, ma sono molti di più, e poi tutte le sale del regno dei testimoni di Geova in tutto il mondo contemporaneamente svolgono la stessa medesima identica celebrazione. È una conferenza che spiega il senso di essere cristiani oggi, nonostante sia un periodo in cui è difficile avere fiducia nel futuro, e invece i motivi per cui possiamo affrontare il futuro con fiducia, avere dei motivi provati da quello che promette la Bibbia e quello di cui stesso Gesù parlò. È un momento importante, dicevamo, anche perché è un incontro, no? Tra persone diverse. Quello che salta all'occhio subito è la differenza di età, no? Da quelli più grandi ai giovanissimi. Questa è una cosa inusuale normalmente. Fa piacere vedere, specie dopo diverso tempo, tutta la pandemia che abbiamo passato e la difficoltà di potersi incontrare. I testimoni di Geova hanno fatto salti mortali per riuscire a rimanere unitici. Vedevamo con dei sistemi di videoconferenza su internet. Adesso poter finalmente ritornare in presenza, potersi rincontrare, ci sono bambini, famiglie, vedere tanti cari nostri amici da tanto tempo che continuano a essere fedeli testimoni è una cosa estremamente incoraggiante. Ecco, parlare di futuro oggi credo che sia complicato in qualche modo, perché viviamo sicuramente un periodo di tensione, di incertezza, no? Grande tensione. Peraltro, proprio i recenti dati Istat mostrano che la fiducia nel futuro da parte delle famiglie italiane è crollata. Siamo ai livelli più bassi dal 2013, sono gli ultimi 10 anni, siamo andati in decrescendo. Come si fa a parlare di futuro con fiducia quando in questo momento, dopo la pandemia, c'è chi voleva pur la guerra e la conseguente crisi economica? Come si fa a sperare in qualcosa di meglio se non è qualcuno che ha il potere di poterlo mantenere? È un futuro con una prospettiva, è una vera e propria promessa che noi troviamo nella Bibbia. Allora a questo punto si vede fino a che punto siamo cristiani. Siamo cristiani solo quando si tratta di festeggiare il Natale o la Pasqua, oppure ci interessiamo di qualcosa di più, diventa parte della nostra vita? E soprattutto, cosa sappiamo della Bibbia quando parla del futuro? Gesù cosa disse sulla venuta del suo regno? Questo è l'argomento che tratteremo. Ecco, dopo un messaggio, come dicevi tu poco fa, che è stato fatto qualche giorno fa, giusto? E oggi come si svolgerà questo incontro? L'opportunità è quella di spiegare per quale motivo oggi non è assurdo essere ancora cristiani. Non dovremmo essere destabilizzati dal vedere esempi di cristiani che dicono e poi fanno il contrario. È difficile oggi poter vedere cristiani che si mantengono tali eppure si impegnano o nella guerra o comunque nel fornire armi. Quello che a noi interessa invece è mantenere la giusta posizione del cristiano e soprattutto continuare a lavorare per un regno che Gesù promise. Stasera ci sarà prima una conferenza che parla di quello che fu il momento storico in cui Gesù arrivò, quali erano le attese degli apostoli di quel tempo e come lui spiegò che il suo regno avrebbe adempiuto diverse profezie. Dopodiché verrà passato il vino, il pane, affinché coloro i quali appartengono a questa promessa possano parteciparne. Ecco, un'altra cosa interessante che mi ha colpito anche il fatto che ci siano delle persone straniere all'interno dei testimoni. Come mai? Ci interessiamo da molti anni ormai di avvicinare anche le persone che magari provengono da altre nazioni, i cosiddetti immigrati, ma molte persone fra di loro sono persone splendide, sono persone alla ricerca di un senso della vita che possa andare al di là della semplice paura di recarsi in una nazione differente dove è difficile anche semplicemente trovare un lavoro dignitoso. E poter spiegare che la Bibbia può essere loro di aiuto, anche se provengono magari da nazioni con religioni di provenienza differenti, è importante.
Noi per questo abbiamo dei gruppi, per esempio quello anglofono che si interessa dei filippini, dei nigeriani, dei ghanesi, così come quelli francofoni che si interessano di tutto il Maghreb e di tutte le nazioni di lingua francese. Ma se per questo c'è per esempio un importante gruppo cinese, l'attività dei testimoni di Geova si rivolge soprattutto anche nei confronti degli altri. Questo incontro sta accadendo in luoghi diversi, ma sta accadendo anche in tutto il mondo. I prossimi step quali saranno? Il prossimo step è importantissimo. Ci sarà un congresso che sarà tenuto a livello mondiale quest'estate e riguarderà molte date. Noi qui a Bari abbiamo già prenotato per 3 occasioni di seguito, perché siamo troppi, non possiamo andare tutti insieme, un enorme padiglione della Fiera del Levante. Ci sarà questo congresso di zona, così come lo chiamiamo noi, a partire dai primi di luglio, che per 3 fine settimana vedrà diversi testimoni di Geova dalla Puglia, dalla Basilicata, dal Molise e da parte dell'Abruzzo. Sarà un'occasione davvero lieta per potersi rincontrare e poter ancora una volta non solo testimoniare la nostra fede, ma vedere quali sono le prospettive della nostra fede. Ti ringrazio.